da questa scelta, come è nata l'idea e come poi è arrivata a concretizzarsi l'arrivo di Rincon alla Juventus? Beh, si è presentata questa opportunità di un profilo di un giocatore che cercavamo, conosciamo anche le qualità umane che in questo caso sono sicuramente molto utili e quindi abbiamo colto questa opportunità, abbiamo deciso velocemente e l'abbiamo definito. Adesso come continua il mercato della Juventus? C'è sempre un profilo di un centrocampista all'attenzione? E se sì, che tipo di centrocampista? Ma in questo momento noi siamo, credo, contenti della rosa anche in disposizione di Allegri, considerando i vari reparti, quindi difesa, centrocampo, attacco. Ci tengo a sottolineare anche come da ottobre abbiamo un giocatore in più, che è Marchisio, che rappresentava un'incognita in quanto reduce da un infortunio preoccupante, che oggi invece ha superato il test, ha superato l'esame, quindi è rientrato in titolo nel reparto di centrocampo, quindi rispetto appunto a ottobre ci sono due giocatori in più che rispondono a quello che potevano essere eventuali lacune. Ecco, l'arrivo di Rincon esclude qualche altra operazione di mezzo al campo, giocatore duttile, di grande grinta, forza, ma anche intelligenza, Gasperini che Rincon ha ringraziato, lo ha anche fatto crescere nel ruolo di play, insomma, convinza che ha scelto la Cina, la Juve si ferma lì in mezzo al campo, o Gustavo è un'opzione così? No, in questo momento noi siamo al posto, dobbiamo considerare anche sia il numero di calciatori tesserabili e anche comunque poi il fatto che, come ho detto prima, in questo momento riteniamo i reparti funzionali a quello che sono le esigenze dell'allenatore, quindi a disposizione giocatori di caratteristiche differenti per utilizzarli in modo differente, quindi utilizzando un modo di tattici diversi, e quindi in questo momento siamo soddisfatti.